Controlliamo. Dovrebbe sentirsi, vediamo un po'. Oh, la Madonna. La Madonna. Ok. Ok. No. Mostra dashboard. Perfetto, 60, ok. Ok. Niente, allora questa. Via, così. Ok, benvenuti. Andiamo avanti col gioco. Sperando di riuscire ad andare un po' avanti. Anzi, quasi quasi. Adesso vediamo un po'. Ok, riusciamo a muoverci, va bene. Allora, ho notato una cosa che mi dà un po' fastidio. È uscita dalla camera all'esterno. E faccio così. E faccio così. Ok. Ok, questo va bene. Questo potrebbe anche qui. Ok. Automatico di cosa? Scegli e vuoi che la telecamera segua tu. Ok. Ok. Perfetto. Ah, adesso è un po' più libera. Perfetto. Aspetta che mi comincio la ricarica. Ah sì, è vero, dimentico. Adesso non devo, sono in live, quindi devo avvisare. Ok. Sai che mi sono dimenticato di fare una cosa carina? Mi sono dimenticato di pubblicare una cosa. A parte che devo applicare, che... ok, eccola qui. Quindi vedi su, aspetta un momento. Ah, Madonna santa. Mm.
Allora. Ma perché? Ma ho detto su... Vabbè. Il cellulare sta impazzendo. Io faccio feed. E mi va a schiacciare una mia amica. Ma porco due. Ok. Perfetto. Ah, ci sono riuscito. Andiamo avanti. Ora questi sono i personaggi. Va più che bene. Ok, allora. Non è di là, praticamente, ok. Guarda il Monte Caldo. Che nome di merda. Con l'H finale poi. E vabbè. Ora dobbiamo andare a Gallopoli. Chi? Nuovo. Che brutto. Ok. Vai. Come ancora vivo. Vai. E via. Bene. Oh, bene, bene. No. Grandi. Sì, ma le ragazze sono indietro. Farle un po', se no come facciamo a livellare? Rimaniamo indietro. ...99 103. Si vede che il trio è debuccio, dato che il nostro amichetto Eric ha 4 punti in più di lui. Allora, incantesimi. Ok. Ma come? Inutile come la merda proprio. Forse la merda è ancora più utile. Serena. Mi deludi. E dopo l'ultima puntata, Madonna, finalmente mi ha fatto un critico. Era ciò che volevo. Sciatamelo. Magari. E via. E ok. E va bene. Allora, devo capire una cosa. Allora, il bastone magico, ok, potenza magica, va bene, potenza magica, cura magica, scusami, attacco, bene. Così potevo, cioè, per capire, perché non veramente. Perché, boh, che se li tolgono dalla mano mi fa strano. Cioè, fanno l'attacco speciale, cioè l'attacco magico senza il bastone, che è la cosa che serve per... Vabbè, strani.
Strani, strani. Non posso dire che è uno squadron nuovo. Ah, bello. Bello, bello. Ah, ma tipo ci fosse il casino da queste parti. Sai quello è il circo. Tutto sorpreso, Eric. Just look at all these people. How marvelous. Is there some kind of festival going on, I wonder? Hmm. Yes, of course. No, cosa vuol dire ora ricordo? Gallipolis is the kingdom of the desert knights, isn't it? And of the racetrack where they love to compete. I think we've arrived in town just in time for the horse racing festival. Well, you go play with ponies if you like. I'm off to look for the Yggdrasil branch. That's why we're here, in case you forgot. Oh, let Mr. Moody No-Fun go off on his own if he wants. There's nothing to stop us having a little look around while we're here. Allora, doppiaggio veramente bello. È veramente fatto bene. Il problema è la traduzione italiana. È tradotto da cani. Che meraviglia, le note, sei proprio un bel ometto, sai. Vorrei tanto deliziarti con un sontuoso puff puff. Va bene, oh, sono felice che tu abbia accettato. Avanti, non perdiamo tempo, seguimi. Tanti numi, non sono in grado di prendermi cura di voi tutti insieme. Posso concentrare la mia attenzione su una sola persona per volta, E quella persona sei tu, mio caro. Mi dedicherò solo a te allora. Mi segui? Sì. Vado bene, su, vieni con me. Sono curioso. Ed si prepara il resto della compagnia, non senza un po' di nervosismo. Ok, adesso siedi sul letto e rilassati. Va bene. Ok. Ok. Ma... che cosa stai facendo? Ehi, piano, no, il suo lettico no. Niente male, sono proprio bravo a fare il... Sono proprio brava. Blet, ti presento mio padre. In tutto il mondo non esiste una persona più abile di lui nell'arte del puff puff. Va bene, ho finito. Mi raccomando, Ciccio, torna a trovarmi che ti faccio un altro bel... Beh, in poche parole il puff puff sarebbe tipo massaggi alla fine. E allora com'è stato? Ah, fantasma. Lì che mi guardano tipo. No, non è stato per niente. No, aspetta, questa la dice. Non è stato per niente bello. Sì. Vediamo un po'. Lo stocco ce l'ho già. Mi potresti dare qualcosa di interessante? Ah, mi dai questo.
E io gli ho mostrato di nuovo. Porca miseria. Lancio di ferro e frusta da guerra. Che potrei metterlo a lei, ma non credo proprio. Aspetta. Niente. A nulla. Voglio vedere una cosa. Ok. Oppure un po'. Un po' bruttino, ma meglio di niente. Ah, quanti amanti di banditi vicini. Meglio delle sette di Kingos. Bene. È tuo. E non è copiato. Come no? Vabbè! Sì. Invece per di armatura, vediamo un po'. Un talento completo è arrivato qualcuno che deve proprio darmi fastidio. Ok, niente. Va bene. Se l'armatura è così. È un medicinale, perfetto. La banca! Ma a me non serve niente. Ok. C'è uno che vuole una missione secondaria, vediamo un po'. Oh, buongiorno, suppongo che tu sia qui per assaggiare la famosissima cotoletta di cactus. No. Se è così, purtroppo non ho avuto notizia per te. In questo momento la cucina è chiusa perché mi sto dedicando anima e corpo al miglioramento della ricetta. Sono certo che un cactus dorato ne aumenterebbe il sapore di 10 volte tanto, ma ottenere quell'ingrediente non è un'impresa facile. Gli orosferi orosferi e cioè i mostri che si li portano addosso sono molto aggressivi. Ma non dovrebbero essere un problema. Installazione. Ok. Non dovrebbero essere un problema per un giovane forte e robusto come te. Magari potresti evitarmi. Saresti disposto a darmi. Sì, va bene, sì. Stai tranquillo. Stai tranquillo. Ci penso io. No, sì, stai tranquillo. Ci penso. Lo farò off screen, non mi serve farlo adesso. Che vedi, signore e signori, venite. Va bene. Raggiungi il palazzo del sultano. Ok, va bene, dritto. No, cosa dico di qua? Un'altra missione secondaria. Vabbè, dai. Più ne va meglio, quando ancora devo resistere qui. No, devo restare qui perché le sabbie vogliono torturarmi così. Oh, buongiorno, ti stai chiedendo che cosa faccio qui, vero? La verità è che sono un pittore e sto aspettando una scena degna di essere immortalata dalla mia mano. Ho già in mente l'immagine che vorrei dipingere sulla mia tela. Un grandioso, magnifico conflitto che si svolge nel deserto. Purtroppo le sabbie non mi hanno ancora accontentato. Manca qualcosa. Ma cosa potrebbe essere? L'ambientazione è perfetta, ci sono tanti dragolupi. Ah, certo, manca il conflitto. Un catastrofico e caotico conflitto scatenato da una mostra magnifica come magnetismo animale. Un momento.
Forse potresti aiutarmi. Avventurati nelle sabbie celestiali e sconfiggi un drago lupo con il tuo magnetismo animale. Così che avrò una scena. What the fuck? Non avrai mica. Papenino. Oh, fantasia. Sì. Le solite cose. Sì. Ispirazione magnetica. Ok. Va bene. Qui ci sarà tanto cazzo. Immagino. No, che lo faccio. Se qualcuno ha inviato per caso. Ho solo 20 minuti, così poco, va bene, andiamo. Cerco di farla per un'ora. E la peppa. Ok. Eccoli qua. Vediamo un po'. Fellow Gallopolitans, this is no ordinary sand nation. This race marks the day that Faris, my son and heir, comes of age, and as such... No. An event of such significance must have eloquence to match. Such functional pleasantries will not free my beloved subjects. And who exactly might you be? I have no time to grant an audience today. You must leave. Immediately. Father, my training is complete. Non ci riesco, mi da ridere. A knight's word is his bond, his kingdom his master. He serves the weak untiringly, challenges the strong unflinchingly, and never retreats in the face of adversity. Yes, very good. The knight's pledge must always be your guide, my son. Va a scassare, come cazzo parlano? You are a man now, Faris. And tomorrow's race shall prove it. You must show your people that you are worthy of their adulation. Il bro che dice Faris, non Farsis. O sono io che le sento male? Fear not, beloved father. I shall disappoint neither you nor they. Okay. Oh. What is it, gay? What is your name, stranger? And what brings you to Galopolis? Eh beh, se si presenta dice di essere arrivato a Galopolis per cercare un ramo misterioso. Surely he speaks of the rainbow. It is the only treasure of our kingdom that would warrant such a description. I believe I can assist you, friend. Visit me in my chambers at the foot of the great staircase. I shall await you there. Ma così? Cioè, ma non ci ha dato neanche il tempo di dire ciao, mi chiamo, vabbè. Para con il principe senza piano inferiore del. Ah, inferiore o superiore?
Aspetta, facciamo i vandali. Sbaglio, non è Nio. Non è Nio. Ricordati che non è Nio. Stato anche io. Avete visto? Agile come una gazzella. Ti piace? No? Sto gatto mi ha rotto il cazzo. Picchio, picchio. Che conversazione avranno mai i gatti? Io mi ricordo mu mu. O bao bao. Bello, eh? Eh sì, proprio bao bao. Mi ricordavo bene. Oh, minchia, azzeccatissimo. Ma come aspettavo? Aspetta. La forza del pensiero positivo guida... Ah, ok. Niente. Belli, tutti uguali. Ok. Un cappello piumato. Spadone di ferro. No, ho sbagliato. Aspetta. Ah no. Com'è spadone di ferro? Ma che cazzo vuol dire spadone di ferro? La spada di ferro temperata è quella di un uomo conosciuto. Cioè. Vabbè. Sto zitto, va. Cazzo parlo. Cazzo parlo. No, ti prego, non me lo dire. You should be aware that the branch you see is a priceless royal treasure. My father is unlikely to give it away freely to some wandering stranger. Sì. However, he might be persuaded to part with it if the request came from his beloved son. I have but one small favor to ask in return. Va bene. But the palace walls have so many unwelcome ears. The noise of the circus will protect our privacy. Will you join me there? Va bene. Then it is agreed. I will meet you at the entrance to that ridiculous tent this evening. Do not be late, please. Va bene. Sei alquanto... Boh, mi fai paura. Ricordate, mi fai paura. Perché la live mi segna 3 spettatori e poi sono 2? O c'ho coso buggato, non lo so. Ho letto di cemento? What the fuck? Che c'è? Calze rete. Ok, va bene, niente. Che gattine. Ok. Un altro qua, magari.
cazzo me lo metti a fare singolo se poi non c'è niente da andare? E che cazzo mi lamento, va? Vediamo un po'. Oh, potenza magica. Aspetta. Ok. Sì, va bene, ma questo è più per lei. Ah, so già cosa gli potrei mettere anche. Questa è la diamo alla sorella. Però bello il bastone. Ci sta un botto. Niente, queste calzarette so già che succede. Vedete che se gliele metto con le orecchine da... forse fa un combinazione carina. Sto contento che c'è qualcuno che sta seguendo la live. Anzi, fatto bene ad ascoltare il consiglio di del mio amico Luca di farle su Twitch. L'ho saltato al posto di erba medicinale. Perfetto, va bene. Certo, un bel conferito, sì, va bene. E ci buttiamo sul cazzo, come farebbero tutti. Chiuso, immaginavo. Un bel tesoro, un treasure. Vediamo un po' qua. Immaginate che trovo la chiave a caso. Niente, calda pietra. Ok, vediamo centrale. Chiave, 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 chiave. Ok. Vabbè, allora la chiave la dovevo trovare in giro per questo posto. E via. Ok, eccoci qua, no? O qua o dall'altra parte. No, ho sbagliato. Perché questo è il circo, no? No, ok, scusami. Non è questo? Sono qua. Dentro però. È un po'. Riposa nella casa fino a... pure. Devo pure riposarmi. Vediamo.
Come diventare una strega. Oh, bene, bene, bene. Sono contento. Se pernotta. Ma pernotta che vuol dire? E a stanotte. Ok, ci sto sbadigliando, non posso farci niente. Turbante, niente, niente. Eccolo lì. Anche di nascosto viene, guardalo lì. Sei venuto, ottimo, il fastuono del circo ci permetterà di parlare, riparo da orecchie, ok, andiamo se. Beh, lo spettacolo è già iniziato. Bene, bene. Come ti ho detto? Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time for the act you've all been waiting for. The wandering wonder who amazes audiences wherever he goes. Prepare yourselves for an experience like no other. Prepare yourselves for the great Silvando! Eccolo lì, è uno degli altri nostri personaggi. Pure. E la Madonna. Pure. Figata. Ladies and gentlemen, please! There is no need to be afraid! The great Silvando will never endanger his adoring audience! Sì, ok, però capelli. After all, darlings, you are the ones who make this show so special! I love you all! Thank you! Thank you! Perché c'è un accento strano? Si è perso, si è perso. We must talk while the people are distracted. And please, not a word of this to anyone. E con chi dobbiamo fare parola? Now, as you may be aware, the Sun National is the most important event of the year here in Galopolis. Corsa ippica? Jojo, sei tu? And tomorrow, I am due to make my debut in the race to end all races. However, there is a problem. One teeny tiny terrible problem. Già iniziamo male. I cannot ride. In fact, I have barely so much as sat in the saddle. Ma come fai? E quindi? I have so far been able to hide this. Unfortunate fact, but if I were to take part in the race, the inconvenient truth would surely be uncovered. Okay. And yet I have no choice for the Prince of Galopolis not to take part in the Sun National on the year of his coming of age. It's unthinkable! Unthinkable!
So you see, your coming here was fated. It is a sign. The forces of destiny mean me to use you as my double. Ta-da! Your double? How's that gonna work? Won't everyone notice as soon as he walks out onto the track? The fates have provided that also! For you see, the royal family always races in full armor, lest the unthinkable occur. His face will be hidden from view! Vedete sto eco. Please, I beg of you! You must help me! You must enter the Sun National in my place! C'è sto eco strano, fa scassare. You are the most pathetic excuse for a prince I've ever seen! If you think we're going to help you lie to your people, you've got another thing coming! Is that so? Then I assume that your need of the rainbow is not so great after all. Ah, che bastarda. Wow, talk about shameless. Esatto. Call me what you will, it changes nothing. You will do as the fates wish and take my place in the race? Ah, sì. I knew you would see sense in the end. Thank you. I will talk to my father about the rainbow as soon as the race is over. You have my word. I took the liberty of arranging rooms for you at the inn. Rest well. I will see you in the stables bright and... You will find the stable entrance in the western part of the city. Do not be late. Now, I must be on my way. Farewell, friends! Che accenti strani. Che cazzo. Tutto contento. E Silvia, che cazzo vuoi? Vabbè, se si compare da scuola la notte nella stanza che il principe Parsis ha prenotato per loro il mattino seguente. Il mattino seguente. Buongiorno, ho saputo che hai fatto la serata al circo, non trovi che sia stato uno spettacolo memorabile? Sì, oggi verrà il Gran Premio, la vostra emozione, le storie sono affollatissime. Cercando il camerino reale, beh, ovviamente è abbastanza suo. Però il piccolo Faris è nel suo camerino nelle scuderie di... Ok, so anche dove sono le scuderie. E via. Penso che sia lui. Non c'è altro. Spiegazione. Forse il beato stretto. Niente. Ci ho provato. Però Dio West abbia la viandante. Eccoci qua. C'è di là. Oh. Eccolo lì. Meno male, cominciavo a temere di aver davvero salire in sella in cavallo. Quindi la gara sta per cominciare. E ti sicuro che manterrò la mia promessa. Se farai. Sì. Iniziare a maturare le morali che in 3 mesi andranno a pennello. E la nostra armatura era del principe. Figo! Sembrano fatte apposta per te, nessuno sospetterà che sei vero, che non sei vero. Ma la cosa sta per iniziare e il mio. Scusa, il tuo destriero ti aspetta fuori. Quando sarai in sella raggiungerai. Sì. Ci vedremo dopo la corsa, nel passaggio verso l'ipodromo, lì mi ridarai l'elmo e nessuno si accorgerà di nulla. E ora vai e ricorda, il principe. Dopo che aspetta grandi cose da te, non metti in ridicolo.
Dimmi che tipo... Ah no, peccato. Figa, peso. Eccolo lì. Ah, ok, va bene. Eccolo lì. E via. Nel monte di sera a cavallo lo riuscivo a fare se recati l'ippodromo per poterci... Ok. E via. E via. Presentate da circuito. Sì, metto bene, buona fortuna. Grazie. Scusiamo che tipo il padre sapeva che non sapeva andare a cavallo. Mi immagino tipo una situazione di genere. No, non ti dovevi vergognare. Se ma se lo metto. Scommetto tutto questo. Hello, Gallopolitans! This is... no ordinary Sand National! Hooray! All hail Prince Varys! Prince Varys, dice. Certo, ho detto proprio quello. Neanche questo ha detto. Che animazioni. Salut. It must be wonderful to be so popular, darling. But of course, you are used to it. Being a real live prince, huh? Oh. The name's Silvano, by the way. One of the other riders had a little whoopsie, so I had to step in at the last minute. L'ha appena fatto? Ha fatto una specie di whoopsie, tipo alla Mercy di... What the fuck? But don't think I'd be going easy on you just because you're royalty. Where would be the fun in that? Try to keep up, Lily Princey! Ma sicuro di non essere un po'... che ne so... gay? Così, te lo dico, non è... proprio... papale, mi sembra via. Secondo me sarà una cavolata. Sì. Quadrato non so cosa per cosa serviva. E via. E vabbè. E la Madonna. Perché non gira? Ma sta cosa lo gira un cazzo. Ok. Oh, non gira, ma che cazzo senso c'ha? Ah, e dillo prima. Non l'aveva detto il gioco, solo che sono stupido io. No. E infatti, no, ha vinto lui. E la figura che l'ho fatta fare. Non so se era voluto o sono stupido io. Come molto bene, no, molto bene per un cazzo.
No, non la fa rifare. Strano. Giocato male. Cosa? You are most talented, a far more natural horseman than I had anticipated. Ma perso. Now quickly, my public await. I shall take the reins from here. Fear not, my friend. I have not forgotten my promise. I will discuss the rainbow with my father just as soon as my people have finished showering me with adulation. Allora, uno, manca l'effetto tipo che c'è l'armatura, cioè che c'hai qualcosa sopra la faccia che ti copre bene la voce, ma per il resto è figo. E non sa andare veramente a cavallo. Il pubblico adorato applaude il pigeon Fartis che compie un giro d'onore sul tracciato. Our plan was a success. Ma sono arrivato secondo. Thank you. You have spared me great humiliation. I will go immediately to my father and ask about the rainbow. All hail, Prince Faris! Pride of the desert. Horseman extraordinaire! Darling, you are fabulous. It was enough to bring a tear even to my jaded eye. Wait, don't tell me you were... Surely you didn't let your understudy take the stage for the command performance? Oh, this is too good! Ho paura. Wait! But you do not understand the pressure I am under! A prince of Galopolis who could not ride a horse is a disgrace to the kingdom! I did what was necessary for the sake of my people! And now all can be forgotten. No. And there was silly old Silvano thinking that knights never retreated in the face of adversity! Silence! I am the prince of this kingdom, and I will not have a traveling jester lecture me on chivalry! A thousand pardons, your highness! Dai, Enter! Esker! The Sultan wishes to see you, your highness. Your magnificent display of horsemanship has pleased him greatly. Thank you. Very good. I will come right away. My promise still stands. Come to the throne room in a little while. We will see what can be done about this branch of yours. Okay. Sylvan, ah, eccolo. So nice to see a royal with a common touch. You were wonderful out there today, darling. Maybe we'll get to share the stage again soon. Sì. Molto facilmente. Non mi piaci. Non mi piaci Sylvian. Non fai paura. Sì, aiuta il principe, sì. Bel piazzamento, ok, il mio trofeo nuovo. Recati a salzone che non si può essere, ok, va bene. Meglio che la terra si muova così, nulla.
Ma c'erano queste cose e non me ne sono neanche accorto. E poi sono piccole, come un vaso. Chi è la piccola? Ok, vedo che questo era solo un un proseguire di trama. Meglio. Abbiamo mezz'ora, forse neanche. Vediamo come andrà. Ok. I have promised to assist these travelers. Would you permit me to explain? Gladly, my son. It warms my heart to see you aiding those in need. Truly, you have taken the knight's pledge to heart. Circa, dai. Thank you, Father. The truth of the matter is that my friends here have come to Galopolis in search of the rainbow. Your Majesty, the beast has returned. Oddio. It attacked one of our men while we were out on patrol. The Slayer of the Sands is back. Why must the accursed creature always appear on this, the happiest day of the year? Oddio. We will stand for this no longer. I must dispatch my finest knights and ensure that the fiend never again returns to terrorize the celestial sands. But wait. My boy, the fates are speaking to us. Capturing the Slayer would be the perfect way to show your people what a... What? But, Father! So many of our bravest men have confronted the creature and perished! Surely, I do not stand a chance! Perché vogliamo darmi a venire? Truly is the most able who are the most humble, but you cannot hide your true feelings. You are trembling with excitement. No, conosci male, this is your moment, Faris, my boy. Capture the Slayer and take your place in history. Conosci male tuo figlio. Very well, Father. Yay! I shall begin my preparations right away. Tutto contento. A thousand pardons. The rainbow will have to wait. Mo non sei manco combattere. Fares? È Fares, non Farsis. Poverino, si sta cacando sotto. Posso capire. Oh, please, I beg of you. The Slayer of the Sands will then be limb from limb unless you aid me. Have pity on the desperate soul. Adoro. Spoken like a true desert knight. Seriously, can't you handle this on your own? No, such a thing is impossible. I am no knight. I neglected my training. I allowed my vassals to fight all my battles for me! Ma come? Ma sei uno svogliato! Oh, this is not my fault! I am an only child! I was coddled from birth and praised!
significant of achievements. Ma cosa? I did not wish to disappoint my parents or my people, so I found ways of seeming to fulfill their expectations without necessarily doing so. Fear? But the more I fulfilled them, the more their expectations grew, and now finally they expect the impossible. Oh, so unfair. Don't you see? If you refuse to help me, I will be sent to my doom. through no fault of my own. Please, will you take pity on your own friend? Si. Oh, thank you! 10,000 thank yous! And fear not. I will speak to my father about the rainbow as soon as the beast is captured. We must make preparations to depart immediately! I will wait. What a pathetic excuse for a prince! Goodness knows what will become of Galopolis with him in charge. We mustn't be so hard on him, Veronica. I'm sure it can't be easy growing up with everyone expecting so much of you. Infatti avevo dei torti. Quindi... Eccati, ok. Ok. Ce la faremo? Vediamo un po'. Eccolo lì, che sarà tra tutti tipo... Ah, eccoti qui, ho dato l'ordine ai miei uomini di aspettare fuori dalle porte della città, raggiungi appena... Ok. I mean, no disrespect, Your Highness, but how could you do this to us? You have volunteered us for certain death. Fear not, trusted retainers. We do not journey into the jaws of danger alone. Impeccable timing as always. Allow me to introduce our knights in shining armor. These brave adventurers have agreed to capture the Slayer for us. Now, the Beast Lair is set to be located deep within the celestial sands. The fastest route is through the checkpoint to the west. Okay. We march immediately for Galopolis! Yeah! Yeah! Sono contento come un bambino. Che scemo. Room for a little one? Oh, I'd hate to miss a good beast hunt. Huh? There's no such thing as a good beast hunt, friend. If I were you, I'd run along back to the circus. Bravo, Eric. Well, aren't you just a lovely, patronizing little dear? Look, I'm worried about the half-wit prince getting himself killed. Can I come with you or not? Va bene. At least one of you has some sense. Lead on, darling! How? Mi fa ridere.
fa bello sto personaggio, mi fa scassare. Eccolo lì. Devo dare, supera il posto di controllo, quindi prosegui verso l'isola. Ah, ho capito. Quindi posso potenziarmi mentre andiamo in là, ok. Bene. Accettato. Circa. La madonna. Oh, finalmente. Finché tre colpi sono serviti. Mancato pure. E via. Another one bites the dust. Ok. Pure. Bene. No. Quant'è? 1.7. Sinceramente non lo so, io mi fermerei, non so perché, ma mi fermo perché non ce la faccio fisicamente. No, facciamolo così, più carino. Non riesco, però abbiamo roba nuova. Aumento di livello. Aspetta, ma tanto cosa è detto? Sì, ok. Ah, concentrazione di un altro punto. Vai. Un po'. Niente. Però questo posso farlo, la storia del mago. Via. E via. Ok. Ok. Ok, valuta. Fuori decente. Oddio. Ok. Aspetta. Invece proprio, cioè. Allora lì. Sì. Allora. Ok. E niente.
Okay. Ok, finisci. Sì. Ok. Più due, va benissimo. Accessori, vediamo un po'. Quanti? Mi manca un pezzo. Ah, ma tu vedi, vediamo un po'. Abiti. Una camicia molto apprezzata dalle maghe di tutto il mondo perché impedisce il blocco degli incantesimi. Impedisce il blocco degli incantesimi. Ma tu che dire? Ok. Ok, non fa. Questa concentrazione. Via. Ah. Non ho più concentrato. Vediamo un po'. È una merda, è venuto maluccio. Ha raggiunto una camicia contro la magia, ma non sembra che il risultato finale. Che lavola. Devo rifarlo. Ah no, ok, va bene. No. Ok, armi un po'. No, ho già controllato, niente. Ok, aspetta. Dov'è? Ok. Questo è sfida, bene. Scusami, ma io non ho fatto. Ecco. Esperisci. Sì. Comincio molto pesante. Ok. Niente, devo fare questo. E via. Ragazzi, nel prossimo video andremo a fare quello che penso. E niente.
grazie per aver visto la live. Ora devo scaricarmela e caricarmela su YouTube e niente, vi ringrazio a tutti. So che non sembra il caso di chiuderla così, però il sonno sta vincendo e io non voglio chiuderla mentre mi addormento, quindi vi ringrazio a tutti e noi ci vediamo nella prossima live, che sarà lunedì. Quindi niente, grazie ancora e notte a tutti.